qui con la rassegna stampa. Questa è la seconda edizione, vi ricordo che è edita da RST Saiuz Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Vi ricordo che oggi è il 24 settembre 2018. Iniziamo subito con la lettura degli articoli. Di Maio, dirigenti ci remano contro, subito carcere agli evasori. Sarà una manovra del popolo con reddito e pensioni di cittadinanza e in deficit e aiuti ai truffati dalle banche. Non arretra, anzi, nella viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro, ha detto, ma soprattutto parla della legge di stabilità, su cui oggi ci sarà un nuovo vertice a Palazzo Chigi. Sarà una manovra del popolo che aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti, e dentro ci saranno il reddito di cittadinanza, è quanto riferito da Di Maio. Immigrazione, il decreto in CDM, Salvini dice non problemi con il Colle, Di Maio dice in aula discussione punti fuori da contratto. Sul contenuto del testo e sulla scelta di agire per decreto non mancano i dubbi di costituzionalità espressi dal Colle. Salvini rassicura il vice premier del Movimento 5 Stelle al Fatto, dice ci sono alcuni punti che non sono mai contratto di governo, li discuteremo in Parlamento. Il senatore pentastellato De Falco ha detto ho molti dubbi, e Monsignor Galantino dice inserire misure sugli immigrati nel decreto legge sicurezza significa già giudicarli. Ecco cosa, insomma, se andate sul fattoquotidiano.it, insomma, vi leggete l'articolo, ci sono anche i punti salienti. Mafia, sequestrati 150 milioni di euro all'editore Mario Ciancio Sanfilippo. Dopo lunghissimo iter giudiziario, il potente imprenditore di Catania è finito a giudizio per concorso esterno nel 2017, è attualmente imputato. Già nel 2015, nell'avviso di conclusione delle indagini della Procura notava di aver trovato 52 milioni di euro depositati in Svizzera e non dichiarati in occasione dei precedenti scudi fiscali. 'Ndrangheta, smantellata la cosca Alvaro, fermata anche il sindaco di Delia Nuova. L'inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall'aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto Giulia Pantano avrebbe dimostrato come il sindaco Francesco Rossi, eletto con una lista civica, sarebbe a tutti gli effetti partecipe di una delle più importanti famiglie mafiose della piana di Gioia Tauro, una cosca che negli anni si è arricchita con gli appalti pubblici. 18 in tutte le persone fermate dai carabinieri. Asia Argento, Jimmy Bennett in TV dice mi ha violentato, ha usato lo schema Weinstein. Sul set la chiamavo mamma. L'attore e cantante rock californiano ha risposto così a Massimo Giletti, che gli ha chiesto quale fosse il suo rapporto con l'attrice e regista nell'intervista in onda in prima serata sulla 7. Lui dice Asia la chiamavo mamma. L'attore e cantante rock, appunto, Jimmy Bennett, ha risposto così a Massimo Giletti. Il ragazzo comunque ha raccontato di essere stato molestato dall'attrice e regista, però che nega tutto. È una vicenda abbastanza complessa, vedremo come andrà a finire. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa rassegna stampa che vi ricordo che è edita da RST Saiuz Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.